In trasmissione parte la trasmissione Magia Stregoneria Paganesimo ogni giovedì ore 15, 16:30 e dalle 19 alle 20. E ricordo appunto due appuntamenti per il mese di giugno, due incontri, due possibilità di dibattito e un rituale. Allora, giovedì 8 giugno alle ore 21 a Montegrotto Terme, pub Imbolc, via Aureliana 68. Via Aureliana, numero 5 non me lo ricordo, vabbè, comunque lo trovate facilmente. Ci sarà il put di tutti i pagani veneti e dei Wiccan, un luogo di incontro informale in cui si può discutere, chiacchierare, conoscere, scambiarsi informazioni, dibattere di paganesimo e di Wicca. Poi invece una cosa più importante dal punto di vista rituale, sabato 24 giugno verso le 18:30 al Bosco Sacro della Federazione Pagana di Jesolo ci sarà il rituale del solstizio d'estate. È un rituale appunto che avendo una dimensione che riguarda l'anima delle persone, che riguarda le persone, essendo un rituale sacro, la partecipazione è un attimino più filtrata, proprio perché è importante che tutte le persone che sono presenti abbiano la capacità di comprendere o sentano o possano valutare con attenzione cosa sta avvenendo e cosa succede. Il solstizio d'estate è un momento molto importante, è un incontro, un rito, ma soprattutto è un incontro con un evento cosmico in cui la luce del sole si pareggia con l'oscurità. È l'inizio del momento di maggiore luce. Il fatto che siamo legati a dei fattori astronomici indica anche una direzione di marcia, indica anche un punto verso cui le persone vanno, proseguono, che è quello del saper congiungersi, rimanere in contatto, consacrare, ricordare eventi che ci attengono l'attenzione verso la realtà, verso quello che succede, verso quello che c'è. Significa che nelle nostre vite ci sono dei punti, dei momenti di passaggio, dei momenti di incontro in cui in questi momenti dobbiamo essere maggiormente attenti, anche se dobbiamo essere presenti sempre, anche se dobbiamo essere attenti sempre, però esistono degli eventi speciali. E logicamente ricordare che questi eventi speciali, questi eventi significativi, basilari per la nostra esistenza, avvengono sia nel nostro animo, nel nostro cuore, nella nostra psiche, ma avvengono anche nella realtà esterna, avvengono anche nell'ambiente, avvengono anche nella comunità. E ricollegare appunto i singoli con quello che c'è attorno a noi, al mondo, ricordare che noi non siamo estranei, esterni alla natura e al mondo stesso, indica anche una via di percorso che deve essere fatta, che deve essere ricordata. Logicamente per chi non ha la necessità o non sente questo legame, il rito è insignificante, però un rito nel paganesimo non è una cosa impositiva e che tutti devono fare, è soltanto la sensibilità delle persone verso il mondo che porta a questo. C'è già una telefonata, sì, pronto? Sì? Pronto? Sì, sei in diretta. Salve, sono un cardiologo di Treviso. Sì, scusa, scusate un attimo. Scusate, ma Radio Gamma 5 non ha un centralinista, non ha un portinaio, Radio Gamma 5 è una radio povera e molte volte il conduttore deve fare tutto questo, lo facciamo ben volentieri e penso che gli ascoltatori saranno pazienti e sopporteranno anche queste interruzioni. Era una persona che aveva una tematica relativa ad altre trasmissioni e non era né giusto né corretto mandarlo in diretta, anche perché avevamo bisogno di altre informazioni. Bene, io dicevo, il solstizio d'estate è un evento importante e basilare, proprio perché ci dice che attorno a noi avvengono delle cose, avvengono dei cambiamenti, avviene una mutazione, le cose si trasformano. E come le cose attorno a noi si trasformano, anche noi ci trasformiamo. E noi dobbiamo essere attenti non soltanto alla nostra trasformazione individuale, che può essere legata a un fattore puramente biologico, ma anche a un fattore emotivo, può essere legata anche a un fattore culturale. Ma attorno a noi cambiano anche le società, cambia anche l'ambiente. E di conseguenza, invece di inseguire un Dio creatore o un principio esterno a questa realtà, noi che ci dobbiamo ricordare sempre che viviamo all'interno di questa realtà, che siamo una parte, una componente, che siamo degli elementi che vivono nella realtà e non al di fuori, dobbiamo sempre osservare questa realtà. E appunto i riti nel paganesimo
hanno questa funzione, hanno questo significato, il ricollegare, il riconnettersi, il ricordare, proprio perché questo collegamento esiste sempre, però appunto raggiunge dei culmini, raggiunge un qualcosa che è significativo, raggiunge dei passaggi, e il solstizio d'estate è questo passaggio, è chiamato appunto anche la porta appunto degli uomini, proprio perché gli uomini che sono attenti a cogliere la luce che li attorno, l'illuminazione che la natura, che il mondo gli offre, la terra offre appunto questa possibilità, questo varco, questa conoscenza, questa illuminazione, può entrare in una realtà diversa, può percepire le cose in maniera significativa, in un'altra maniera. Significa anche appunto tenere sempre presente la nostra sensibilità a tutti gli eventi. E un rituale collettivo, anche questo, significa che le cose non sono percepite solo dall'individuo, che non esiste solo una percezione, un contatto, una sensibilità, ma esiste anche un'anima, un inconscio collettivo, esiste un archetipo a cui noi ci riconosciamo, di cui facciamo parte, di cui siamo improntati. E ricordare proprio questa nostra natura, questo nostro legame, questa nostra amicizia e vicinanza con il mondo, con la natura, con tutto l'ambiente, si ricorda appunto che l'ambiente per noi uomini e per tutte le specie non è solo un ambiente fisico, non è solo un ambiente ecologico, ma è anche un ambiente culturale ed è anche un ambiente politico, è anche un ambiente di civiltà, è un ambiente di cultura. E logicamente nel nostro ambiente di cultura non è che quello che noi riusciamo a vedere sia molto simpatico e bello. Avvengono enormi cambiamenti e non tutti i cambiamenti, non tutto il progresso è sempre un progresso che noi valutiamo in maniera positiva. Perciò, stando attenti a quello che ci avviene attorno, a quello che riusciamo a capire, dobbiamo anche imparare a cercare di intervenire. Il rito, appunto, dicevamo, è un ricordare, è un ripetere, è un perpetuare in maniera eterna un qualcosa che ricorda il nostro legame, la nostra appartenenza al mondo. E logicamente questo rito serve anche per dire stiamo attenti alla realtà che ci circonda, che è quello che noi possiamo avere tutto attorno a noi. Ed esistono perciò dei fenomeni a livello appunto ambientale, culturale, mediatico anche, che hanno una significanza, una pregnanza importante. Stiamo assistendo da alcuni giorni, ad esempio sulle televisioni, a una campagna mass mediatica della Chiesa Cattolica per la raccolta dell'8 per mille. E logicamente noi come pagani abbiamo sempre fatto la campagna affinché tutto il denaro dell'8 per mille vada allo Stato, perché potrà essere indirizzato e non potrà provocare danni. In questa campagna per l'8 per mille della Chiesa Cattolica i fattori di emozione, di sentimento, di attaccamento al cuore per arrivare al portafoglio sono sempre incredibili. Poi se vi prendete un po' di tempo e avete un po' la voglia, vi andate a cercare i dati ufficiali della CEI sulla destinazione appunto di questo 8 per 1000. Se poi le persone hanno un po' di memoria o vogliono un po' averla, ricordiamo anche in migliaia di casi di bambini vittime della violenza dei pedofili. Ma siccome ci vengono sempre esaltati i sacerdoti positivi, così impegnati, io parto da ricordare una piccola notizia, la prendiamo dal Corriere della Sera di domenica 14 maggio 2006, Monsignore in fuga nella via dei trans. Roma, sperone due volanti, voleva un incontro ma con un adulto. Gli hanno intimato l'ALT, ma lui, il Monsignore, invece è partito a razzo, ha spernato due volanti e mandato 3 agenti all'ospedale. Insomma, il contrario di Don Matteo. Grave. Ora è l'imbarazzo presso la Segreteria di Stato Vaticana, dove l'alto prelato lavorava. Tutto è successo sabato scorso, intorno a mezzanotte. Valle Giulia, Roma, è il posto risaputo dei femminelli, dei ragazzi di vita, dei trans, dei giovani prostituti rumeni che si offrono ogni sera per pochi soldi ai loro clienti, nei vialetti bui tra la Galleria Nazionale d'Arte Moderna e lo zoo di Villa Borghese. Valle Giulia è luogo di caccia e safari notturni, dalla carne in vendita. Sabato scorso, intorno a mezzanotte, il Monsignore di mezza età, lombardo di nascita, dottore in diritto canonico e coadiutore di San Pietro, costeggiava quella strada a bordo della sua Ford. Era vestito in borghese, così è scritto nel rapporto consegnato dagli agenti in procura, l'abito talare era riposto prudentemente nel bagagliaio.
ma cosa ci faceva là? E perché a quell'ora? Alla fine l'avrebbero ammesso. Voleva incontrare qualcuno, sì, ma solo maggiorenni e non minorenni. Un po' morboso, magari, ma non è un pedofilo. Al telefono della Casa Santa Maria, il prestigioso alloggio dei cardinali dell'ultimo conclave, lui stesso ora si difende. Ma che trans, non è andata così e poi sono stati i poliziotti a picchiare me. Comunque non posso parlare, devo prima chiedere l'autorizzazione ai miei superiori. Clic, silenzio. Inciso, commento. Strano, per parlare ha bisogno dell'autorizzazione dei suoi superiori. Allora, ha avuto forse l'autorizzazione, facciamo l'ipotesi, dei suoi superiori di poter andare a praticare del sesso a pagamento? O forse era sufficiente, facciamo l'ipotesi, la sua preparazione in diritto canonico per poter dire che si poteva fare questo? E poi, significativo, disse, ma cercavo maggiorenni, non minorenni. Beh, proseguiamo però nella lettura dell'articolo del Corriere della Sera. Intanto, però, il Monsignore, nella prima sezione della Segreteria di Stato, sacerdote minutante, ordinato presbiterio a 24 anni, è stato deferito all'autorità giudiziaria e denunciato per resistenza e violenza pubblico ufficiale. E allora, questo non è il parroco classico di campagna che qualcuno usa come giustificazione, non è un ignorante. Lavora alla Segreteria di Stato, diritto canonico, presbiterio a 24 anni ed è in Vaticano. Comunque, scrive sempre il Corriere della Sera, comportamento a dir poco sospetto il suo. Quando sabato sera ha visto avvicinarsi la prima auto dei poliziotti, forse si è spaventato. Era un'auto civetta della quarta sezione squadra mobile specializzata in reati sessuali e a danni di minori. A bordo solo uomini in borghese. La notte a Valle Giulia, controlli e pattugliamenti sono di routine. E frequenti sono pure le retate. Così ho temuto che fosse una rapina. Non ho capito che quelli erano agenti, pensavo fossero malviventi, ha detto lui dopo a inseguimento finito. La sua reazione però è stata degna di un film poliziesco, da Roma violenta o quasi. La prima macchina l'ha seminata in piazza Torvaldsen e non si è fermato neppure davanti alla seconda auto civetta che un poco più in su, lungo viale Aldovrandi, verso Villa Borghese, gli ha tagliato la strada. Anzi, il prete l'ha tamponata, proseguendo poi come un missile la sua corsa, fino a quando non è stato materialmente a sbattere contro una volante, la terza macchina, a corsa sul posto, dopo che la questura ormai era scattato l'allarme. Bilancio. Tre poliziotti, nello scontro, sono rimasti contusi e hanno dovuto farsi medicare in ospedale. Gli agenti della quarta sezione della squadra mobile diretti da Dania Manti negli ultimi tempi a Roma hanno arrestato diverse persone con accuse di pedofilia. E saltiamo alcune fasi qua che parla delle operazioni condotte tenute dalla polizia. Dice, un mese fa poi è stato la volta di padre Agostini della congregazione degli oblati di San Francesco di Sales. Contro di lui accuse pesantissime, centinaia di abusi su decine di ragazzi impauriti, soggiogati, plagiati, perfino con riti esoterici. Cioè, va bene, riti esoterici. Poi l'esoterismo dice che è una forma contraria al cristianesimo, poi si dice che i satanisti plagiano le persone e poi si scopre che i sacerdoti che fanno parte di organizzazioni religiose e fanno riti esoterici. Dice il giornale, violenze che duravano da almeno 20 anni, secondo il racconto delle sue vittime. Dalla curia romana, però, nessuna condanna, solo silenzio. E questo è un normale comportamento della Chiesa Cattolica, nel fatto che di fronte a questo, cosa si fa? Si usa il silenzio, si cerca di tenere nascosto, si evita lo scandalo. Ricordiamoci che, non so, se questo bravo intervento di questo monsignore che manda all'ospedale tre poliziotti, distrugge due volanti, finirà tra i 6.000, mi sembra, interventi caritativi finanziati per l'8 per 1.000. Sì, io mi farei una domanda, vorrei vedere i bilanci del Vaticano e dove venivano trovati i soldi per dare il compenso a questo bravo sacerdote. Logicamente, come vedete, il comportamento è stato un comportamento esemplare
e poi se sentiamo polemiche di tutti quanti i tipi, se abbiamo interventi particolari, sentiamo discussioni strane. Sì, pronto? Ciao Francesco. Ciao. Sento, qua è sì, se altro da fare, riga a pensare al codice da Vinci. Infatti mi ero ripromesso di parlare anche del codice da Vinci. Sì, ma comunque sul gazzettino oggi che c'è su cultura e società, guerra di religione, laici vittime collaterali, un bel articolo di Sergio Frigo, non so. Sì. Appunto parla di Teodori accusa gli atei devoti. Vabbè, è giusto che sono anche troppi. Ferrara e Pera tra parentesi e 16 intellettuali lanciano un manifesto per una civile convivenza. Il duro confronto che oppone chiesa, scienza e politica sulle ispirazioni di fondo della società è a rischio la libertà di coscienza. Sì, beh, sai, il problema è questo qua. Come si può pensare a una civile convivenza quando una delle due parti non è disposta a convivere civilmente? Sì, appunto, dopo che sai, i dogmi su una delle due parti che naturalmente guai toccare i dogmi e naturalmente se resta fermi e sì, bisogna, se te vuoi fare un piacere a me che non mi incassi, perché te resti fermo gattissimi dogmi, cioè che te rispetti, anzi che li accetti, che tu vada a subire, sì, se no ti sei intollerante, esatto, se non ti accetti i miei dogmi anche se sei fuori che mi stanno in genio in terra, e lo capio. Sì. Non sei dimmi dopo come ti sei intollerante, come ho sentito parlare l'altro giorno, insomma. Perché sei intollerante con i cristiani, sto film qua, sto libro. Io non... Sì, no, ma sai, la roba divertente è che loro chiedono che venga messa la dicitura che è pura opera di fantasia. E che cos'è la Bibbia? Che cos'è sì, Gesù appunto, Cristo? Appunto zio, no? È più storico un topolino o un Pinocchio che Gesù Cristo. Sì, Adamo ed Eva, su questo essere, insomma, sì. È una fiaba, insomma... No, ma la fiaba è già positiva, perché ad esempio i bambini non si spaventano. Sì, cioè, nel senso, tutti i bambini, i milioni di bambini che gli hanno raccontato la storia, ad esempio, di Cappuccetto Rosso, sicuramente non sono spaventati. È più terrificante per la loro formazione il discorso del Gesù che è morto per i loro peccati. Sì, più che una fiaba, la Bibbia e i testamenti, e sei un gran ghignolo in carta stampata. Sì, cattivo, pessimo, malvagio, cioè proprio perverso. E tutte le atrocità che sia possibile individuare, insomma. Sì, ma il problema non è il problema delle atrocità, perché ad esempio se tu prendi anche le fiabe hanno delle atrocità, sì, però sì, i bambini non escono sconvolti, deformati o rovinate per l'esistenza. Esatto. Quando tu li tiri fuori il Gesù bambino, il Gesù Cristo che muore per i loro peccati, la croce, la sofferenza. Sì, anche perché mi te asso stare dalla culla alla bara, che sempre che la figura, che tu capisci, sì, che la figura oppressiva davanti che te diciamo, sì, ti piega, non ti spezza, però ti piega e ti invita, diciamo, a. Impedisce a molte persone di vivere. Esatto. Te piega e cambiando cosa, non so, adesso passando ai libri, no? Sì. Conosci tu gli dei in esilio di Heinrich Heine? Sì, beh, è un testo classico dell'Ottocento, sì, famosissimo sul discorso dell'animazione delle statue. Sì, sì. È considerato uno dei capolavori, perché esiste tutta una letteratura ottocentesca sull'argomento. Sì. E se ti interessa, esiste esiste uno studio su queste opere dell'Ottocento, che ce ne sono tantissime, sì, tipo ad esempio c'è il Fauno di marmo e c'è una pubblicazione fatta una decina di anni fa che si chiama La Maladea. Ed è uno studio sulla letteratura dell'Ottocento che parla del risveglio delle statue. Ah, ho capito. Hai sentito La Maladea? La Maladea, sì. Ok, mettilo subito. Sì, ed è appunto, cioè, so perché Heine dice appunto che esistono queste statue che sono dormienti, che la notte si svegliano, sì, e sono gli antichi dei. C'è addirittura il racconto, sai, di frati che poi nella notte gettano la veste e sono le divinità. Però appunto non è soltanto lui che scrive questo, proprio perché c'è un filo rosso in tutto l'Ottocento che ricorda questo, cioè proprio del come nella pietra ci sono rimasto il culto degli dei. A parte che se noi andiamo nella meteorologia greca e andiamo a parlare di Pigmalione, già ci rendiamo conto della capacità dell'individuo di risvegliare questo. Ed è anche bello perché se nell'Ottocento si vedevano queste cose come terrificanti, come mostruose, come pericolose, in realtà era la deformazione cristiana che li faceva vedere in negativo. Esatto. Però, i demoni classici, sì, demoni. Però è interessante proprio questa presenza letteraria che ormai, diciamo, non emerge più, però questa caratteristica nel pensare che le statue abbiano un'anima e si risvegliano. D'altronde, sai, l'antica
l'antico racconto della, della teurgia, cioè della capacità del teurgo di rianimare le statue, di dargli vita, implica proprio la capacità dell'uomo di agire. Questo anche perché c'è il racconto, ad esempio, nel ricordo di Heine, del cavaliere tedesco che infila un anello a una statua femminile, io sarò sposa e la statua si risveglia. Cioè, ma ad esempio ne ha scritto qualcosa del genere anche altri autori, mi sembra, non vorrei sbagliarmi, anche l'autore di Sherlock Holmes dovrebbe aver scritto qualcosa, Conan Doyle dovrebbe aver scritto qualcosa sul argomento. E ora la Maladea è di Heine? No, Mala, guarda, è un autore veneto, non mi ricordo il nome, però è uno studio su 5 opere dell'Ottocento che parlano dell'animazione delle statue, cioè di come appunto nell'Ottocento si vedesse nelle statue, negli ambienti, nelle rovine, perché sai, per avere l'idea del Piranesi quando sai dipingere, quando fa la raffigurazione dell'antica Roma, c'è proprio questi ambienti che sono sconvolgenti, che sono evocativi, che sono fortissime. Basta pensare, ad esempio, se uno si va a leggere Goethe, il suo diario del viaggio in Italia. Cioè che quando ad esempio lui arriva ad Assisi, dicono: ma va a vedere la Basilica di San Francesco? No, dice, una roba bruttissima, schifosissima, non mi interessa, io devo giungere a Roma, devo vedere le rovine di Roma, proprio perché c'è questo antico ricordo. Ed è proprio un qualcosa che ha a che fare proprio con la rianimazione, proprio con la presenza del sentire che dentro la pietra, dentro quelle rovine, esiste un qualcosa di evocativo, di forte, che ha ancora un'anima che può andare moltissimo. Ed è veramente, sai, un tema molto bello da approfondire anche dal punto di vista psicologico. Se trovo il libro qua, cioè se è recente. Sì, guarda, forse avrà se non una dozzina d'anni, insomma. Sì, non è vecchissimo. Sì, mi adesso te sei il nostro comune libraio, no? Che invito, guarda, se capita, ho messo se capita libri sulla mitologia così. Te vedi, insomma, cosa che arriva, e te sai che mi interessa, insomma, era. Adesso se, perché magari te vai in libreria e Iuri te sai non mi sa, cioè mi sa, mi va un'altra settimana. Sì, no, ma no? Sai, che passa via delle volte tanti titoli. No, ma guarda che certe volte succede che proprio loro li sfuggono i titoli. Sì, scusi, sì, perché il libraio che parla ieri su Auges, non l'altro ieri, non so se hai visto. No, ho degli orari che sono abbastanza difficoltosi. Controni, non so, un libraio così, no? A creare la libreria Feltrinelli, non so cosa è. Appunto il libraio, che parla del libraio dentro, che dei libri che se, poi anche non interessarsi neanche di lettura, cioè poi anche non leggere neanche un libro, il libraio è solo uno che deve conoscere i titoli, però non può neanche, cioè non deve. Ma se tu pensi ad esempio, tanto per dire, dare un esempio, in questo momento le librerie Feltrinelli sono di scioperi, contestazioni, proprio perché sono cambiate il tipo di rapporto di dipendenza. Cioè, i giornali ne hanno anche parlato, che sono stati appunto che i dipendenti della Feltrinelli hanno protestato perché si vorrebbe andare verso un lavoro di precariato. Però in quell'ambiente, se mette le persone in condizioni precarie, ben difficilmente hanno il tempo, la volontà, il desiderio di approfondire le cose. Ed è importante per la cultura, perché purtroppo le librerie sono poche. E soprattutto il libraio dovrebbe essere non un venditore di libri come un prodotto qualsiasi, perché la nostra cultura è fatta molto di testi, di libri. Esatto. Dovrebbe essere anche uno che ti dà delle indicazioni. Che dà indicazioni, per esempio, a me che mi piace questa tematica qua, no? Devo sapere ormai, no? Più, va bene che siamo tu per tu la libreria, non sai che sia grande, enorme. Ma anche arriva dei libri di Ilman, così. Sì, ma vedi, ma Ilman, ad esempio, è un autore che si è affermato, che è conosciuto, che perciò bene o male è anche un autore che riesce a vendere, perciò è più facile che venga a rilevarsi. Prendi ad esempio il libro Il Santo Reich sulle origini cristiane del Terzo Reich. Qui era sconosciuto. Esatto, se non ne parlavamo noi su internet di questa radio, chi lo conosceva? No, veramente non ho mai visto in libreria, veramente non ho. Però che c'è dei titoli che, come ti dicevo, ti sfugge, e ora che vuoi trovare se ti capita libri sulle idee, la mitologia, sul politeismo, così te sai che mi interessa, insomma, se che hai cerca da. Dopo te sei, Iuri, sì, a tempo io fa, ma. Sì. No. Purtroppo, sai, in quel campo devi sempre essere attento a cercare, a conoscere. Esatto. Comunque te parleremo di un libro che sicuramente non hai. Fra poco parleremo. Dopo della lettura del Bravo comportamento del sacerdote, abbiamo qua un qualcosa sul tema del sesso che sicuramente non conosci. Ok. Va bene. Va bene.
Ciao Francesco. Ciao Ivano, ciao. Sì, vediamo se l'altro ascoltatore. Sì, pronto? Pronto? Scusa che abbasso. Ciao Giampaolo. Ciao Giampaolo. Ciao. Francesco, volevo parlare di Geppetto. Sì. Geppetto costruisce Pinocchio. E penso che col beneficio di inventario tu capisci che, essendo un essere mortale, Geppetto ha costruito un altro essere mortale. Sì, sì, però Geppetto ha dato, ha dato corpo a qualcosa che esisteva all'interno di, quella, di, quel, di quell'albero, di quel tronco. Sì, certo, però l'ha costruito. Tanto sì. Geppetto fra le nuvole costruisce dei pinocchi e poi gli dà negli orecchi le bastonate. Perché sbagliano. Sì. Non ha costruito degli esseri sbagliati, a cominciare da me, per esempio. Ma vedi, cioè, non capisco Geppetto perché deve darmi le bastonate sulla testa quando mi ha costruito una merdaccia come, no, ma vedi, come me, io sono fantozzo. Ma vedi Giampaolo, c'è una cosa significativa, che Geppetto è decisamente superiore al Dio creatore, perché lui crea un burattino e questo burattino riesce a diventare uomo. Sì. Invece il Dio creatore dei cristiani deve mandare suo figlio a morire per i peccati degli altri, e nonostante che suo figlio muoia non riesce neanche quindi, a... Quindi manda giù un altro Pinocchio uguale agli altri, sì, per salvarli. Sì. Cioè, ma non capisco come un essere perfetto vada a fare delle cazzate, non lo capisco mica io. Io non giustifico questa cosa qui per principio. E se questo essere ci fosse solo nelle barzellette che si chiamano Bibbia? Dopo ti dico una cosa, Francesco. Sì. La fantasia è bellissima. Sì. Quando è creatività e quando è fantasia. Certo, quando è morbosità è un'altra cosa. Finché rimane fantasia è meravigliosa. Sì. Ma quando la fantasia si trasforma in qualcosa di imposto, tremendamente imposto, non so che fondamento abbia. Sì, ma vedi, questa fantasia è masochismo, non è neanche sì. Fantasia, perché c'è proprio la fantasia è qualcosa di creativo, di bello, di artistico. Cioè, d'altronde tu sei un artista e sai cosa è importante la fantasia. Ma in queste cose ci ricavi? Terrore, spavento, cose terrificanti, mostruose. No, io guardo a livello geometrico, a livello elementare. Sai dirmi cos'è lo spazio, Francesco? Sai definirmi lo spazio o è indefinito, come sì. Io lo chiamo indefinito, mi permetto di dare questo indefinito, perché già infinito per me è un qualcosa di troppo dogmatico, sì. Ed è errato, mentre indefinito, sono socratico in questo, proprio... Guarda, ma vedi Giampaolo, la cosa più importante è esempio è usare questo spazio se esiste, certo. Usare questo luogo, di poi di dargli una teoria sopra è secondario. Ma mi accontento del Socrate, quel sapere di non sapere, ma era proprio un coglione Socrate, a quei tempi pensa, sì? Ha dato un'affermazione così futurista che è meravigliosa. La scienza, ma vedi, infatti, sta operandola ancora la scienza, perché è sempre qualcosa di dinamico. Quando dici so di non sapere, vuol dire che stai incamminandoti in qualcosa che può darsi abbia un qualcosa, ma quando affermi di sapere, sì, di non aver dubbi, ho le idee molto chiare. Sì, ma quando, sì, ma tutti i pensatori degli antichi dicono, non dicono mai credete in me, non dicono mai io ho la verità, io sono la verità. Sì. Cioè dicono queste sono le mie opinioni, la mia doxa. Bellissimo. Ti ringrazio. Francesco. Ciao Giampaolo, ciao. Ciao. Sì, infatti è importante sempre stare attenti ai concetti di verità. Sì, pronto? Scusami, va, sono ancora sì. Lì, Francesco. Niente, ho commesso giorno, mi si è smentegato robe, no? Sì. Sergio Quinzio, te lo conosci? Sì, ma è cattolico proprio. Sì, 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 ecco, quello volevo dire, perché io ho il dubbio stamattina su un libro... La croce e il nulla, no? No, guarda... Cioè, sì. No, con Scarpano. Sì, lei è un bravo, che era un professore in libreria, no? Sì. In gamba, ha un sacco di libri di sciamanesimo, sì. Lo conosco ogni tanto. Ha detto, sì, lei è un grande, lei è bravo, sto qua, però che ha tematica che qui è, insomma, è tra l'erbaismo e il cattolicesimo. Sì, poi sai, cercare di riconnettersi al discorso proprio sì. Di origine proprio ebraica, cioè del mondo sì, ebraico, sì, sì, devi ritornare alle origini, vabbè, sono tutta una serie di masturbazioni sì, cerebrali che li lasciamo, io le ben volentieri le lascio sì, a loro. Sì, ho visto che lei è e dopo, sempre sulla Repubblica, oggi poi metto su perché ho perso un punto, te ho fatto perdere molto. No, no, figurati, nel senso che abbiamo parlato, penso che gli ascoltatori siete anche contenti di sentire una chiacchierata a due. Sì, no, no, ben, sì, sì, ben.
E ora sorridente sapevo che oggi che si parla del progetto genoma, letto l'ultimo cromosoma, il più grande fra quelli dell'uomo, governa oltre 350 malattie. Che sei mezza pagina, pagina. Sì, sì, su quel discorso io sarei molto molto scettico, cioè nel senso che purtroppo la scienza moderna ha il grande problema di essere legato anche al discorso di mercato. E allora lì bisognerebbe essere molto attenti, perché anche il discorso della mappatura del genoma umano viene stata fatta scartando il 90% del genoma umano, perché dicendo che è DNA spazzatura, in realtà sono io che ho la presunzione di dire che è DNA spazzatura. Invece, se la differenza, qualcuno dice che noi abbiamo il 98% del nostro patrimonio genetico che è simile a quello delle scimmie, bene, se un 2% è sufficiente a diversificare due specie in questa maniera, esatto. Cosa significa scartare il 90% del DNA? Niente. Cioè è un'enormità. Se si diversifica, abbiamo i cromosomi, per esempio il DNA quasi uguale a quello del topo, eppure cosa cambia? Esatto. Siamo uguali più o meno. Perché cioè la differenza non è soltanto percentuale, statistica. Quel 2% significa, cioè il variare nel DNA anche di meno del 2% significa cambiamenti radicali. D'altronde, cioè, se noi tutti quanti siamo fatti con gli stessi atomi alla fine, perché abbiamo forme diverse? E qui implica un cambiamento enorme. Appunto, esatto. E niente, sulla stessa pagina, così gli ibridi tra uomo e scimmia, su Nature, scritto giù. E dopo ti dico il titolo del libro di Teodori, quello che ti ho detto di là, sì. Di guerra e religione, e se Teodori che critica Ferrara e Pere e gli altri devoti, no? Ti dico, il titolo è Laici, l'imbroglio italiano, di Massimo Teodori, edizione Massilio. Sì, ma d'altronde sai, laico è sempre un qualcosa che ha a che fare con una visione cristiana, sì, con una visione monoteistica, sì. Insomma. Sì, infatti, partivo sul tribuna elettorale, ho detto che ha parlato uno della democrazia cristiana, ho detto che sono la parte laica, noi siamo laici, non lo so, insomma, e laici spazia ora da ma anche il Papa è laico, dai, anche lui dicono che loro sono la forma migliore di laicismo. Sì, 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 è come il relativismo, col dogma, insomma. Va bene. Tutto qua. Bene. Tutto qua, Francesco, scusami. Niente, figurati. Ciao, Ivano, ciao. E allora, visto che appunto siamo partiti all'inizio della trasmissione affrontando una tematica che aveva a che fare con la sessualità, in quanto abbiamo letto l'articolo del Corriere della Sera che parlava di questo bravo sacerdote che nei suoi interventi caritatevoli ha ferito tre poliziotti, disto due auto della polizia perché voleva sfuggire ai controlli mentre andava in una zona in cui si prostituivano anche i ragazzini, ma lui diceva che cercava solo dei maggiorenni e che non può parlare perché gli serve l'autorizzazione. Come vediamo, come sempre nel monoteismo, la forma della sessualità è un qualcosa di molto particolare che viene sempre sconvolto e deformato. Bene, esiste anche un qualcosa che è diverso e cito un nuovo libro che è uscito da poco per le edizioni Fazzi, che è quello di Michel Onfray.